Pietro gremita oggi per la canonizzazione di Paolo VI, Oscar Romero e altri 5 beati. Oltre 70.000 fedeli arrivati a Roma da tutto il mondo per partecipare alla cerimonia. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Il pontefice ha definito Papa Montini sapiente timoniere del Concilio Vaticano II. I servizi sono di Andrea Marini e Rosario Carello. La scritta troneggia ora sulla sua tomba. Paolo VI, il Papa, morto nel 1978 ad 81 anni, che proseguì e chiuse il Concilio Vaticano II e che si umiliò per chiedere la liberazione di Moro, è santo. Santo proprio insieme a quell'Oscar Romero di 10 anni più giovane che studiò la Gregoriana di Roma e che da arcivescovo di San Salvador, proprio nel denunciare le ingiustizie del suo paese, di Paolo VI diceva «Il Papa mi appoggia», finendo poi ucciso sull'altare mentre celebrava la messa. Folla di fedeli in piazza San Pietro per questi due santi ed altri 5 beati elevati al culto universale. Tante le autorità, tra cui il presidente Mattarella e la regina madre di Spagna Sofia, in bianco come privilegio alle regine cattoliche. La piazza parla l'idioma iberico per i tanti venuti dal Salvador per la canonizzazione di un sudamericano da parte di un altro sudamericano. Ieri pomeriggio Bergoglio ha visitato nel monastero Vaticano il Papa Emerito Benedetto XVI, che proprio da Paolo VI fu creato cardinale nel suo ultimo concistoro il 27 giugno del 77. Di Paolo VI, una figura ancora da scoprire, Francesco ne ha ricordato l'apertura al dialogo anche interreligioso. Profeta di una chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Io sono stato cresimato da lui nel 1958, un grandissimo uomo. Purtroppo non capito ai suoi tempi, proprio perché era moderno. Cresimato dove? In Duomo Milano. Sono venuti a guardarlo sorridere dal razzo di Piazza San Pietro. Sono i suoi ragazzi, quelli che lui ha formato prima di diventare Papa. Io sono della provincia di Como, Paolo VI nel 1960, mi ha cresimato. È stato un grande, ha fatto delle grandi cose, è giusto ricordarlo. In una piazza che sembra avere lo stile di Paolo VI, niente urla, tanta compostezza e sostanza. Primo Papa ad aver visitato l'America Latina e quasi a restituire la visita. Oggi sono in tanti da quelle terre. Entre Argentina e Cile. Brasile. E chi è qui ha portato un ricordo. Per me è stato importante perché noi con mia moglie abbiamo fatto i corsi di preparazione al matrimonio. Quando era cardinale di Milano ha fatto delle cose eccezionali per i poveri. Signora, lei ricorda qualcosa che la colpiva particolarmente? Sì, il suo modo pacato di parlare. E due parole facevano per 10. Per noi bresciani è sempre stato un motivo d'orgoglio.